saluto Gianluca Gazzoli qui al tavolo di Yak di Yak. Che bello. Benvenuto. Raga, che dove fa Linus? Non esiste più. Tu sei Sirio il dragone sotto la cascata che si allena. Poi dopo un po' arriva il direttore. Gianluca, guarda che si è sentito tutto. Guardo, microfono aperto, quindi ero totalmente in onda. No, non ho capito, raga. Chi deve intervistare chi? Sono confuso. Dobbiamo rispondere noi, dobbiamo fare le domande noi. Come funziona? Capiamo. Sono stra incasinato, ti giuro. Mi sono svegliato e ho iniziato a urlare e piangere in contemporanea. Io ancora non capisco se te le studi. No, o è un'improvvisazione del momento. L'ho studiato in questi 5 secondi che mi avete detto devi parlare tu. Okay. Ah, bravissimo. Ma io gli ho visto anche una lacrima. È un talento naturale. Bastante. Benvenuto Gianluca Gazzoli. Qui al tavolo di Yak di Yak. Che bello. Benvenuto. Raga, grazie mille. Ah, o meglio, Regaz. Si dice Regaz a Bologna. Regaz. Raga, no, raga milanese. Sì, raga un po' milanese. Loro dicono anche Fra. No, Fra. Bro, bro. No, voi dite anche Fra. Se vuoi Vez. Vez, scusami, Vez, va bene. Vez, che bello, grazie. Sono davvero contento di essere qui oggi. E vabbè, sta facendo un episodio. Si è partito. No, oggi siamo a Radio DJ. Siamo al Vest. Mi dovete fermare. Beh, infatti, certo punto. Io sto problema. Sì. No. Possiamo anche lanciare le cose. Ogni se vuoi farti le domande da solo, per noi, ok. No, poi quello lo fa solo Marzullo in alcuni momenti della sua vita. Però sono davvero contento di essere qui perché seguo da tempo quello che fate. Fate delle cose molto belle. Secondo me siete stati, ma avevo già avuto modo di dirlo a Nelson in altre occasioni, avanti su tante cose prima degli altri, quindi per me essere qui oggi è molto figo. Il vostro studio, dato che come sapete sono molto amante degli spazi, di tutte le chicche all'interno degli spazi eccetera, qua è davvero così. Grazie mille. Facciamoci un applauso. A me le gratificazioni di prima mattina mi mettono un po' di ballo. Però secondo me un po' menti, perché sì, palesemente. Esatto, perché Nicolò Ballini ci ha detto che ha visto il tuo studio e ha detto che tu sei un perfezionista, nel senso che proprio calcoli al centimetro dove mettere tutta la roba, e qua è tipo una discarica. Ma non è vero. No, allora è un pattumiero. Devo dire che la posizione delle cose, ci sono delle chicche in realtà nascoste, nel senso che ho visto delle cose appoggiate che io avrei messo in realtà in prima battuta. Però sì, lo spazio, il basement poi è curato molto meglio di casa mia, perché io a casa mia sono additato di non fare un cazzo, no, banalmente. C'ero rimasto male anch'io con Balini, perché lui è stato in tutti e due, qui è venuto più volte, e quando è venuto l'ultima volta fa: comunque sono stato da Gazzoli, bellissimo. Lui era stupidissimo. L'ho visto, ma infatti sai che mi ha fatto piacere, l'ho visto sinceramente emozionato nell'entrare. Poi lì insomma sono particolarmente contento, proprio perché diciamo non è nulla a caso, non dico delle posizioni perché poi quello può succedere, anzi ci sono ogni tanto dei quadri storti che qualcuno mi dice: cacchio, c'è gente in fissa che dice no, quella roba io la devi sistemare. No, qua tutti dritti, però è che ogni cosa ha una sua storia, e che quindi è lì per quel motivo, o legata a me o legata a degli amici che mi hanno dato delle cose o che hanno fatto parte del percorso, quindi quello è bello e quello arriva in un posto come Milano, dove ci sono tantissimi posti dove la gente vuole creare aggregazione ma magari sono molto artificiali. Lì c'è un'anima e sono molto contento, parte dalla mia anima, ma in realtà è composta da tutte le persone che vengono. Perché la tua anima è composta. Anche quello. Con bravissimo, quello è. Ma vado a rispondere. È arrivato un pacco. Cosa succede? Tempo. Bello della nostra trasmissione. Arrivano sempre pacchi la mattina, sì. quindi è realista. Sì. Che bello. Comunque, siamo qui con Gianluca Gazzoli che dirige, conduce il basement, dove sono stato anche ospite. Ci ho portato anche dei doni. Sì, è vero. Ha fatto finta di portare per Space Valley, ma me li inculerò io. Uno mi aspetto di vederlo, spero, qui da qualche parte incorniciato. Tra l'altro adesso stiamo ristrutturando tutto, quindi ci sarà un sacco di spazio da riempire. Perfetto. E anche speaker di Radio DJ. Ebbene sì, tra l'altro io non so se voi siete al corrente di questa cosa, ma sareste dovuti essere ospiti del mio programma una puntata prima della fine del mondo. Bravo. Ma perché la Elisa Cyber, che si occupa della relazione del programma, era entrato in contatto con qualcuno del vostro staff, non so se con qualcuno di voi direttamente, e insomma vi avevo mandato un invito official e l'abbiamo rifiutato. No, dovevamo organizzare, so che poi è finito, cioè, si è bloccato il mondo per 2 anni e quindi me lo scordo sempre. Vabbè, allora ci autoinvitiamo a questo punto. Io direi punto che dobbiamo assolutamente recuperarla. È anche figa, secondo me, da usare come scusa per altre robe. Da dove farlo, poi c'è stata la pandemia. È vero, motivo per cui non pubblico video, Frank. C'è stata la pandemia. Il trauma, ancora riprendere. No, un attimo, devo riorganizzare, no, capito. Allora, noi abbiamo preparato un sacco di domande. Però in realtà
c'è un colpo di scena. Niente dopo successo. No, che noi abbiamo una scaletta, però la cosa fighissima è che Frank ha fatto una speedrun del libro di Gianluca. Addirittura. Hai letto il libro? Stamattina ho detto, cosa stavi leggendo? Stamattina sono alzato, vado in bagno tutte le mattine e ho detto, vai, cerchiamo qualcosa. No, guardiamo cosa devo fare oggi. Ok, c'è un ospite e cerchiamo qualcosa sull'ospite, che ammetto io non ti conoscevo. Ho scoperto che hai letto un libro perché ha una pagina. Hai letto un libro? L'ho letto, l'ho scritto, l'ho letto e poi l'ho scritto. Ho scoperto che ha scritto un libro perché ha una pagina Wikipedia, cosa che non capita tutti i giorni avere qua qualcuno. Esatto. Credo che è stato un grandissimo life goal quello della vita. Infatti, infatti sarei anche curioso di sapere se è scritta giusta, perché non sempre rispecchia il vero. Ma è assurdo, tipo c'è la pagina di Rovere, che ogni cosa che succede la aggiornano, ma non so dove cazzo ottengano le informazioni. Cioè è strano. Dalla stampa, cioè da leggere gli articoli, penso. Però anche perché tu le devi mettere la reference. Sì, no, ma io ho provato in realtà a modificare una cosa che mi sarebbe piaciuto fosse stata scritta in un modo un po' diverso, ma non ci sto riuscendo. Però so che in realtà si può fare, perché tu puoi applicare una modifica e poi viene accettata o meno. Magari devi riuscire a fargli capire che sei tu. Sì, esatto. È successo, ve lo dico. Però. E quindi sono scoperto che aveva scritto il libro. Ho detto, dai, potrei provare a leggere, andiamo a vedere. Sono andato a cercarlo sul Kindle. E c'era, l'ho comprato. No, è che non è lunghissimo. Sono 90 pagine, quindi si legge molto. Devo dire che l'hai letto tutto poi. Ma perché appunto sono 90 pagine. Una cagata bella lunga comunque. No, l'ho finito di leggere 10 minuti fa. Spoiler: il protagonista non muore. Almeno per ora. Anche se ci sono dei momenti in cui è vero, dei momenti ho rischiato. In realtà è colpa mia in alcuni casi, perché molte persone mi hanno scritto che per quel libro sono tornate a leggere, perché secondo me in realtà toglie la frustrazione al lettore, perché è breve e quindi te lo leggi anche abbastanza velocemente e quindi in qualche modo tu dici ho finito il libro. Ma questa è una cosa verissima, io adoro i libri brevi, proprio danno questa sensazione, achievement fatto. No, io l'ho proprio vissuto perché sono abituato a leggere roba tipo Signore degli Anelli in inglese, tutto complesso. E quindi il tuo andavo da Dio, mi sembra di parlare con un amico. La forza, avendolo scritto realmente io, era una cosa a cui tenevo molto. E molti mi dicono: ma veramente l'hai scritto? Perché nel 2023, evidentemente, non è proprio. Non è scontato. È che siccome la gente sa come parlo e come comunico, mi dice: cazzo, ma è come se me lo stessi raccontando tu. Perché assolutamente è una scrittura, cioè ho scritto come parlo. Sì, è molto semplice. Quindi la cosa funziona. Bene, arriva tutto. Ogni tanto magari provo. Twist porta a qualcosa? Cioè hai delle domande, Frank? Beh, porta sicuramente. C'ho un botto di spunti segnati, però non voglio condizionare questo, quindi andate. Ora Frank è quello che ne sa tanto di più. Volevo chiedere a Frank chi è Gianluca Gazzoli. Interrogazione. Vabbè, è difficile. Ti ringrazio, perché se lo sai io non l'ho ancora capito del tutto. No, ma in realtà non lo so, però ci sono, ammetto, a me l'ha colpito di più, forse è un po' banale, ma la tua storia in realtà che è super emozionante e complessa della scoperta del tuo problema al cuore. Ammetto che nel libro la cosa che mi ha colpito di più è quello. Beh, il libro parte da quella roba lì, nel senso che io utilizzo questa cosa che mi è accaduta e che in realtà non ho mai raccontato per 17 anni. L'ho raccontata per la prima volta un anno e mezzo fa, quando è uscito il libro, per veicolare in realtà dei messaggi, delle cose che in realtà ho sempre creduto e in cui ho sempre cercato di trasmettere. Infatti la cosa che mi ha fatto più piacere, quando un anno e mezzo fa dico che vivo con un defibrillatore sotto il petto da quando ho 15 anni, che soffro di aritmie, che ho rischiato di morire diverse volte, cazzo, la gente prima ancora di me, cioè io ho dovuto scrivere un libro per capirlo, mi dice: ah, ma allora ecco perché sei così. Ah, ma allora ecco perché fai così. Cioè, magari le persone che mi seguono da tanti anni si sono date una spiegazione. Beh. E io sono dovuto arrivare a 32 anni a scrivere un libro per capire delle cose, perché alla fine tutto ha un senso. E quindi nel libro cerco di capire come quelle cose che in realtà all'inizio sembra che ti ostacolino, almeno le cose che per me all'inizio sembravano i problemi più grossi, diventano in realtà è diventata forza. La mia risorsa, cioè la sensibilità che in quegli anni mi portava a far battere il cuore e far venire delle aritmie molto più velocemente, in realtà è la sensibilità che oggi mi permette di comunicare o di capire o fare delle cose prima degli altri, e allo stesso tempo quella foga che io mettevo e quella determinazione che mettevo nelle cose che mi portava a far esplodere il cuore, adesso è quella che mi dà la forza invece di non mollare, di raggiungere tanti vari obiettivi. Quindi alla fine c'è sempre un senso nelle cose che ci accadono. No, ma infatti, io bevo l'acqua la sera, prima di andare a letto, mi sdraio
e mi parte il cuore che sto morendo. Davvero? Forse devo incentrare la mia vita sull'acqua. Ma sei serio? È pericoloso. Non va benissimo. Ma io penso, dopo aver letto il suo libro, vorrei andare a fare un controllo. Perché insomma. Però aspetta, con Nelson bisogna stare attenti. Sì, no, sì, 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 esagera. Allora, penso di essere pieno di mali, però non vado a farli controllare. Ah, ok. Un ipocondriaco pigro. Però ma poi racconta panzanate dalla mattina. Ma non è vero. Ma non è vero. Adesso mi dipingi come un falso. No, no, no. È vero, inizia a sudare. Estremizzi. Magari, ma che vuoi? Anche lui somatizzi. Lui suda alla fine. Sì, come Nick che suda con i tramezzini al salame. La stessa di me, cosa. Poi. No, prima in macchina, tra l'altro, non so se si può dire. Mi hai raccontato una roba fighissima che. Certo. Sì, sì, sì. Dai, che in realtà non, anche questa cosa, non avendo mai raccontato di questo problema, non ho mai raccontato anche tutte le cose collegate che ci stanno intorno. Anche perché in realtà la prima regola, la prima cosa che ho imparato scrivendo il libro è: cazzo, perché non l'ho fatto prima? Perché aver condiviso un ostacolo, un problema, un qualcosa. Uno mi ha fatto capire, io per anni ho sempre pensato di essere solo, di essere stato solo io ad avere questa cosa, eccetera eccetera. In realtà c'è un mondo di persone, quindi il libro ha aiutato delle altre persone che a sua volta hanno aiutato me, eccetera eccetera. Quindi prima cosa, condividere se ve la sentite è sempre la cosa più terapeutica e più importante. E poi appunto non avevo mai raccontato le cose intorno, io avendo questo defibrillatore, che per chi non lo sapesse è letteralmente una cosa che cioè, ti tu vai a batterie tu. Sostanzialmente sì, che ogni 10 anni circa devo cambiare e devo anche controllare, perché quando il cuore appunto arriva a un certo battito cardiaco elevato, questo defibrillatore si aziona, parte e mi dà una scossa, che è quella esattamente che vedete nei film con libera, però in realtà ce l'ho da dentro, quindi è una menata, non è piacevole, è una menata parecchio grossa, però che ti salva la vita sostanzialmente, quindi la devi monitorare. Ogni anno circa faccio una visita che è un po' surreale, perché arrivo dal dottore e lui con un computer mi regola i battiti del cuore. Quindi lui mi dice ok, adesso il tuo cuore inizierà a battere un po' più forte. Quindi tu sei seduto e inizi a sentire il cuore che parte, e tu ti viene da fare anche un po' così, come se stessi correndo, ma tu sei fermo. E lo fa un po' di volte per testare se tutto va bene. Assurdo. E quindi è abbastanza surreale come roba, perché lo fa in remoto da un computer. E quindi io nella mia testa, essendo grande appassionato di fumetti, eccetera, ho detto: cazzo, se fossi un supereroe, avessi un super cattivo, la prima cosa che fa questo mi fa esplodere il cuore. Si aggancia con un computer. Ma magari è tipo una password. Non lo so, non so come si fa. Però è strano, è come se qualcuno ti potesse spegnere. Cazzo, sì. Cioè, poi non so se realmente lo può fare, perché poi magari è settato in qualche modo. Io ti sto immaginando come Iron Man adesso. Ma è la prima descrizione che mi ha fatto Frank. Sì, esatto. È stato un collegamento che poi ho fatto anche io strada facendo. Ci chiedevamo se uno ti avvicina tipo dei magneti. In realtà problema. No, ma io non posso passare sotto i metal detector. Tipo negli aeroporti? Come fai? Allora, per anni mi facevo capire io, però in alcuni posti, avendo girato un po' il mondo, in alcuni posti remoti del mondo non sanno che cos'è questa cosa. Okay. Comunque la guardia lì non la sa, non capiva, pensava che lo volessi inculare perché avevo la droga, eccetera. In realtà adesso ho una tesserina, quindi io arrivo, dico che ho questa cosa, magari per facilità a volte dico pacemaker, ma è tutta un'altra cosa. Quindi faccio vedere la tesserina, faccio il giro attorno e mi fanno una perquisizione manuale. Però quando io non raccontavo e nessuno sapeva di questa cosa, adesso è capitato che magari qualcuno al controllo mi conoscesse, quindi sapesse già di questa cosa, è stato piacevole. Però all'inizio non lo sapevo, quindi io ero con delle persone, magari andavo per lavoro, magari ero per i fatti miei, sembrava tagliare. Sempre che mi avessero beccato con qualcosa. Tra l'altro sei vicino allo spacciatore perfetto. Certo, potresti commerciare armi. Stavo pensando di nascondere granate e coltelli dentro da Luca. No, perché se lo perquisiscono è finito. Ci sono alcuni paesi in cui la perquisizione è veramente serrata, quindi ti tolgono, come ti fai comunque togliere tutto. Altri invece mi sono reso conto che è abbastanza blanda. A Bologna cosa passi anche con i metal detector. Sì, no, con le però in guarda, tasca. In uno dei paesi in cui non capivano questa cosa, che non era Dubai, ma era un paese degli Emirati Arabi che aveva un aeroporto nuovo da poco, quindi persone che facevano sto lavoro, secondo me, da poco. Per testarle, al di là di non riuscivano a capire questa cosa, però c'era un'altra cosa che hanno fatto per testarle e io ero rimasto abbastanza scioccato da questa cosa. Avevano nascosto, le guardie stesse, in alcune delle borse nostre delle persone con cui ero, un coltello. Ma per vedere se questi se ne sarebbero poi accorti. Esissimo. E per fortuna se ne sono accorti, solo che non sapevano che era, e quindi pensavano che davvero queste persone avessero avuto il corredo. È arrivato qualcuno a dirgli no, sì, no, sì, no, sì, sì, sì. Sei più presto,
perché a me gli comunque queste cose mi fanno molta paura. Cioè la paura di essere bloccato in un aeroporto straniero per qualche motivo che non so è il mio più grande incubo. Una volta, a me è successo due volte cose strane. In Polonia una volta mi passa la mia valigia, mi prendono e mi dicono vieni con me. No, che paura. In Polonia. Dietro. E alla fine avevo solo la borraccia piena e me l'ha fatta soltanto. Però... Invece l'altra volta dove eravamo ad Amsterdam. Vabbè, ma lì nascondevi la droga nei One Piece. No. Mi blocca la valigia, me la aprono, iniziano a frugare cercando proprio qualcosa di mirato, tirano fuori due volumi di One Piece. Ma non so perché. Li perché erano lettori. No, li ha tirati fuori. Se li sono tenuti. No, me li ha redatti. Beh, quando mi hanno fermato in dogana in Scozia. Mi hanno chiesto di fargli vedere il conto corrente. Gli hanno aperto il conto bancario. Volevano sapere non lo sapevate? No. Ma perché io ho fatto una cappella? Io ero con Nelson aveva lavoro con la Scozia. Sì. Io non avevo lavoro con la Scozia. Ah, tu hai detto che andavi per lavoro. Io andavo per lavoro. E loro mi hanno guardato come what do you mean? Con questo accento preciso. Faccio video. Come quando devi andare negli Stati Uniti. Mi ricordo fare questo viaggio a Seattle per un brand. E mi avevano detto mi raccomando quando sei in aeroporto ti fanno il controllo. Di turismo. No, ho detto turismo, però poi hanno iniziato a farmi delle domande, delle robe. Io ero lì che sudavo, che avevo paura. Perché poi c'è veramente. Poi gli americani poi in qualsiasi cosa sono incazzati. Quando quelli dei controlli non si capisce, anche se parli bene inglese, non si capisce mai un cazzo di quello che dicono. E non si sente niente. Verissimo. E poi verissimo. Sono tutti arrabbiati. Beh, tra l'altro infatti leggevo che tu hai questa mega passione per i viaggi. Sì. Tu hai girato tutto il mondo. Sì, è una roba da cui poi sono partito. Infatti anche quando ho iniziato sia con la radio che con i video su YouTube, la mia idea era sempre partire dalle mie passioni, perché sarebbero arrivate in modo più sincero credo alle persone. Ed ero partito proprio con i viaggi e quindi in quel periodo in realtà io lavoravo anche, perché ho fatto l'animatore nei villaggi, che è un'esperienza che... Ma che poi in tanti hanno fatto questa cosa. Infatti noi siamo anche stracuriosi su come un po' si arriva magari a essere uno speaker di una radio. Esatto. Sì, vabbè, è un percorso tortuoso. Io l'ho sempre voluto fare. Io sognavo, ecco, una roba che dico poi sempre è veramente che, cioè, sognavo di fare un lavoro che non esiste più, che è il VJ di MTV. Non c'è più quella roba lì. Però ci sono tante altre cose simili. Faccio un lavoro che non esisteva, no? Banalmente, oltre alla radio o la TV, che sono delle cose che esistono da sempre, le altre era impensabile una volta che tu avresti fatto una roba su YouTube o con i brand o Instagram, eccetera. E quindi il mio sogno era sempre stato neanche fare la radio, ma fare il radio DJ, che era proprio per me è un'altra cosa ed era sempre stato quello. Solo che per arrivarci è stato abbastanza complicato tutto. Però mi è sempre piaciuto stare sul palco, mi è sempre piaciuto stare con la gente. Quindi l'animatore era il sogno che avevo da ragazzino. Quando andavo nei villaggi dicevo ma che figata, questi stanno tutto il giorno in spiaggia, tutto il giorno in mezzo alla gente. Poi c'erano tutte quelle leggende sulle ragazze, tutte le robe vere peraltro. Quello che ci chiediamo. Ho detto tutti. Cazzo, lo devo fare. Allora, sempre tornando tra l'altro al discorso, ti succede una cosa brutta ma devi trasformarla in cosa bella. Non vengo ammesso agli esami di maturità in quinta superiore. Cavoli. Quindi dopo un percorso sempre sul filo del rasoio, sempre del bravo ma non si impegna, in quinta superiore ho detto cacchio, avevano rimesso l'ammissione alle maturità che non c'era stata per tanti anni, eravamo una classe un po' così, però ho detto vabbè dai, oh, per bocciare me, prima ne devono bocciare almeno altri quattro, infatti hanno bocciato altri quattro e me. E quindi il giorno che scopro questa cosa, trauma, la vivo malissimo, però dico cacchio, ma sai che forse invece ho la possibilità per fare questa esperienza che non ho mai voluto fare. Il giorno dopo già, cioè non ho mai potuto fare, il giorno dopo già ero andato a chiedere a una di queste agenzie che chiaramente ti sfruttano, perché è sfruttamento, tu vai a fare l'animatore e vieni pagato niente e ti fai un culo così, però lo volevo troppo fare ed è stata un'esperienza che personalmente mi ha anche abbastanza cambiato la vita, perché mi ha fatto capire che ok, quello che volevo fare davvero era questo, cioè intrattenimento, spettacolo, eccetera. Poi lì facevo anche sport, che era una cosa che mi piaceva tanto, e quindi quell'esperienza è stata importante, anche perché mi ha sbloccato tante cose anche col mondo degli adulti, cioè sai, hai 18 anni, però lì tu... hai a che fare con persone di tutte le età che sono dei tuoi amici. La prima regola è che si dà sempre del tuo a chiunque arriva, sia che sia l'amministratore delegato di un gruppo che una persona che fa tutt'altro. Quindi quell'esperienza lì incredibile, anche con le ragazze banalmente. Infatti quando arrivo c'ho sto ricordo pazzesco, arriva, mi prende subito quello che era il mio capovillaggio, Vito, che saluto, che con cui siamo ancora Vito, capovillaggio, poi è bellissimo. Raga, ma poi era bravi, cioè era ancora quella scia dei villaggi in cui si facevano veramente delle cose mega,
Perché ormai purtroppo sono persi i budget, si sono perse tante cose. Anche chi fa l'animatore adesso non è come Fiorello, magari all'epoca okay. c'erano spettacoli, okay. budget. E loro arrivavano da quel mondo lì. E io ho preso un po' la scia di quel mondo. Però cosa fa? Mi porta subito nel suo studio, nel suo ufficio. Mi dice: ok, siediti qui. Adesso tu nei prossimi mesi vedrai cose che non hai mai visto nella tua vita. Addirittura. Per me l'importante, tu fai tutto quello che vuoi, l'importante è non minorenni. No. Però io ho 18 anni, per me una di 17 anni e mezzo era la mia coetanea. E non fare casini, robe vere. Ricordi che io vedo tutto, io so tutto. E così è stato, perché poi tu, animatore, sei il centro del... cioè, infatti ho avuto il trauma quando sono tornato, io comunque dovevo finire la quinta, quindi sono tornato per finire la quinta, solo che sono tornato che mi sentivo Dio sceso in terra, perché per quei tre mesi tu lì sei, là, cioè sei, cioè anche le ragazze che nella vita vera non mi avrebbero mai cagato, lì, lì sembrava che veramente tu eri la star di Hollywood. Tu lo sai, vero, che dopo questa dichiarazione ci sarà un'ondata di animatori gigantesca. Però è forte. Allo stesso tempo, io le prime due settimane volevo scappare. Okay. Perché è un'esperienza in cui ti fai un culo quadrato, soprattutto se lo fai in Italia. Non dormi mai. Mi alzavo alle sette, andavo a portare le canoe. Dovevo portare le canoe giù, le canoe su, cioè non avevi, appena sgarravi 5 minuti di ritardo su una riunione, saltavi il giorno di riposo, che ho guadagnato dopo un mese. Quindi c'era un regime molto, però anche quello mi ha insegnato tante cose che poi mi sono tornate utili nel percorso poi successivo. Quindi tornato da lì, diciamo, continuo a cercare di farmi conoscere, volevo fare la radio, mandavo le mie demo, avevo provato in una web radio, eccetera eccetera, ma sostanzialmente non mi cagava nessuno. Mandavo tante mail anche a televisioni varie, perché comunque volevo fare il conduttore, il presentatore in televisione, ma nel frattempo, per poter sopravvivere, ho iniziato a lavorare in un'agenzia viaggi, che era l'unica cosa che mi permetteva anche di viaggiare, di creare, insomma, di alimentare la mia passione. E allo stesso tempo, in parallelo, cercavo, continuavo a farmi conoscere. Poi sostanzialmente il mondo di YouTube, devo dire che è stata la prima cosa che mi ha fatto capire: ok, se una possibilità gli altri non me la vogliono dare, me la posso prendere da solo. Quindi ho iniziato a raccontare cose su YouTube, mentre però continuavo a imparare un mestiere, perché continuavo a fare la web radio, continuavo, poi sono arrivato in una radio locale dove però, insomma, facevo, dove è stato utilissimo, facevo un programma alle 6 del mattino, che era stata la mia unica possibilità per entrare in questa radio. Quindi, ma eri già allenato a non dormire, quindi quella roba lì è incredibile. Cioè, aver fatto una vita al limite per anni mi ha aiutato tante volte. Anche adesso vedi dei personaggi che ti dicono: no, sono stanco morto, ma che cosa hai fatto? Poi scopri che non hai fatto un cazzo. Cioè, noi, assolutamente. Perché certo. Anche voi, non è vero, perché anche voi per fare questa roba vi fate il culo. Invece c'è tanta gente che, cioè, chi arriva a fare delle cose senza essersi fatta il culo prima, lo vedi, te ne accorgi subito. Quindi io in quel periodo surreale mi alzavo tutte le mattine alle 4, andavo a Bergamo a fare il programma in quella che era la mia radio, poi tornavo, continuavo a lavorare in agenzia perché effettivamente era quello, e continuavo a fare i video su YouTube. Quindi ho fatto un anno e passa così, in cui però l'aver portato tutte le cose in parallelo avanti mi ha permesso di alzare il livello, e a un certo punto dire: ok, io adesso voglio fare solo questo, mi concentro solo su questo, ed è servito poi a fare gli step successivi. Come è nata la possibilità dalla radio locale a te che facevi i video su YouTube? Allora, in realtà anche la radio locale un botto di gente. Se avessi potuto avrei pagato tutto, no? Però col senno di poi, ecco, questa è un'altra cosa importante. Cioè, io in quel periodo mi sarei voluto svegliare dall'oggi al domani con 1 milione di followers, con 100.000 persone che mi seguivano a destra manca, sulla radio DJ, eccetera. Invece solo oggi mi rendo conto di quanto invece sia stato importante fare proprio il percorso. E diventa molto più difficile bruciarsi, totale, o anche solo stancarsi. Anche perché tanta gente in suo lavoro, che io vedevo che, cazzo, dall'oggi al domani esplodeva, magari per un video virale, per una roba, e io dicevo: cazzo, ma guarda questo che culo, oggi non tu esiste, sei più Sirio il dragone sotto la cascata che si allena. È una delle più grandi metafore, delle cose più belle che mi abbiano mai detto. Ma a proposito della radio locale, a un certo punto, un pomeriggio, hai dovuto prendere in mano la situazione.
Sì, a me è piaciuto. Ti è piaciuto? Quello è stato un errore, cioè la cosa. Ma no, quanto perché... sei diventato famoso? No, bravo, no, perché era figo. Ma il libro è una cosa potente. Cioè, spiegate per noi. Il libro è una cosa potente, perché appunto in quel periodo in cui facevo queste mille cose, io ho sempre questo vizio, che in realtà sono contento di averlo, di dire subito, cioè mi propongono una roba bella, sì, la voglio fare. Cioè non mi pongo poi... cioè, ma sarò in grado di farla davvero? Io dico sì, poi dopo mi invento un modo per farla. Fortunatamente mi è sempre andata bene. In questo caso qui in particolare, appunto, lavoravo in questa radio, che è Radio Number One, che è una radio locale, sì, però è una superstation, copre tutto il nord Italia, è una radio comunque... L'ascoltano in 12 più o meno, però no, copre tutto il nord Italia. No, è una radio molto potente di quelle che va sul territorio. Okay. Tante volte, a volte le radio sul territorio raccontano meglio, sono più interessanti per alcune tipo persone. A Roma c'è Radio Globo, mi pare. Bravo, le radio, esatto. Gigante. Roma in particolare è super. Radio San Lucchino. Qui a Bologna, non la conosco. Perché comunque era la radio che senti vicino, no? Anche quel periodo facevo anche tanti eventi dove andavo in giro in quel periodo. Comunque uno dei programmi principali del pomeriggio, la persona in quel momento non c'era, non mi ricordo, avevo avuto un o era malato, mi hanno chiesto se mi andava di sostituirlo. Io cazzo, contentissimo, facevo le 6 del mattino. Ho detto va bene. Il problema è che adesso è figo, cioè io adesso ho un regista, ho la redazione, ho tutta una serie. Lì mi facevo regia da solo, quindi avevo. Però la regia è una roba che ti manda totalmente in sbattimento. Infatti, non tutti quelli che senti dalla radio lo sanno fare. Infatti, sono contento perché, insomma, ho imparato a fare anche quella cosa lì. Che anche se oggi non la faccio più, però mi permette di dialogare. Sai che sei indipendente, sì. Sai anche che cosa comporta il lavoro. Cioè, sapere, insomma, poter dialogare con i miei collaboratori sapendo già di che cosa stanno parlando. E loro hanno una forma di rispetto, credo, maggiore per ma questo anche motivo. Ma tu fai come noi che il regista lo teniamo e che cambia anche le camere. Cioè, sì, però potete slegarlo là dentro. Sì, anche le catene. Lui ha una palla al piede, però poverino, le catene potevate. Vabbè, valuteremo. No, in realtà ce l'ho davanti in radio perché mi piace dialogare, tirarlo in mezzo, anche tirarlo in mezzo. Quello molto bello. Quello però voi siete già tanti, no? Io in realtà sono in diretta da solo, quindi cerco di tirare in mezzo la regista o la redazione per creare quel gruppo, quella cosa che voi già create. Noi qui comunque lo possiamo. Pingu, ti tiriamo in mezzo, di ciao. Non puoi mettere su. Frustami, Pingu, frustami. Grazie. Che bella persona. Io volevo collegare. Stavo raccontando un aneddoto. Alla fine faccio questa sostituzione. Dico sì, però la regia tu hai. La cosa che mette più ansia in assoluto sono gli spazi pubblicitari. Tu devi arrivare all'orario giusto, alla pubblicità giusta, perché se no dietro la macchina viene fuori un casino, multe, robe, eccetera. Quindi era importantissimo. Il clock ogni ora in una radio ha delle cose ben serrate. Quindi tu hai la tua scaletta, come magari potete averci anche voi, però poi avete delle canzoni che devono entrare in quel momento, che devono essere in quell'ordine, perché sennò succede un casino. Quindi hai mille tasti, mille robe, poi dopo un po' diventa come quando sei in macchina, che tu hai il cambio, devi sapere la frizione, eccetera, quasi. Poi dopo un po' vai in automatico, ma in quel momento io non andavo in automatico, anzi. Quindi cosa succede? Mentre sto parlando c'era un momento di classifica, non mi ricordo cosa dovevo far partire una canzone, che era quella forse tra l'altro di Vasco Rossi. Schiaccio due volte il tasto, switcho alla canzone dopo, quindi io annuncio una canzone che non è quella. Comunque parte, e mentre parte tra l'altro io mi rendo conto di aver fatto l'errore, e dico porca puttana, vabbè inizio a sudare tantissimo. vedo che sono anche in ritardo sulla pubblicità. Poi dopo un po' arriva il direttore e apre e mi fa: Gianluca, guarda che si è sentito tutto. Faccio cosa? Mi inizio a guardare i messaggi, vagona, perché ricordatevi sempre che uno è in radio, poi adesso DJ comunque c'è una bellissima interazione con gli ascoltatori, ma quando tu sbagli una cosa è il momento in cui tutti ti scrivono. E quindi tutti, ma come ti sei permesso, ma cos'è? Ma? Perché si è sentito anche la mia imprecazione. Non hai chiuso il microfono. Per fortuna io non sono uno che non bestemmia, guardo, microfono aperto, quindi ero totalmente in onda. A quel punto panico, perché non è che qualcuno arriva a aiutarmi. Chiudono la porta e io rimango in questo studio da solo con i messaggi, con la roba, vedendo che ero in ritardo. Madonna, se avessi avuto una pala, mi scavavo una fossa, volevo sparire in quel momento. Alla fine, dopo un po', riesco a recuperare, ritorno in carreggiata. Però anche questo poi è servito ad altre cose. Beh, io però per grande un po' experience. Ho lavorato nella regia di una radio locale e credo di aver sbagliato almeno 20 lanci di canzone.
cose. Ma ti piaceva? No, ma poi la cosa bella è che quando poi vai avanti e diventi un po' più esperto, anche l'errore ci sta e diventa parte del racconto. Quindi può capitare ogni tanto, no? Magari di sbagliare una cosa, però hai l'esperienza per poterla gestire, anzi portarla a tuo vantaggio e farla diventare una roba per cui gli ascoltatori empatizzano con te, e allora a quel punto si va è avanti. Più umana come cosa. È più umana. Però in quel momento per me era solo una grandissima rottura di cazzo. Bravissimo, detta proprio brutalmente. Cosa ha detto il direttore alla fine? Ma no, alla fine poi non si è neanche espresso, cioè nel senso alla fine visto che l'ho portata comunque a casa è rimasta lì. Poi magari cioè, non tutti era sapevamo un fan di Vasco, quindi no. Non è che se l'è presa. No, e tutti sapevamo quello che è successo, anzi lo ringrazio ancora perché lui è stata la prima persona in qualche modo a mettermi al microfono, no? La radio è uno degli ambienti più chiusi che io abbia mai conosciuto, non ti caga nessuno, non è tutto ciò che è nuovo e giovane, poi è uno di quei mondi in cui io sono sono arrivato a 30 anni, ne ho 34 adesso, prima ero in radio, ho fatto il Rai, Radio 2 eccetera, però sono sempre stato un bambino, mm-hmm. nel senso che per la radio quando sei giovane anche a 40 anni per dire, no? Perché hanno tutti un'età più grande, poi in realtà lo capisco perché soprattutto in una radio come DJ hai possibilità di portare la tua personalità in onda, di parlare, di dire delle cose, quindi devi aver accumulato secondo me un certo tipo di vissuto per arrivare a poter parlare di certe cose. Io infatti ho sempre basato tutto su fare più esperienze possibili nella mia vita, quindi arrivato a 30 anni ho fatto veramente un miliardo di cose che mi permettevano di giocarmela, anche lì pian piano di giocarmela, però all'inizio devo dire veramente quindi capisco tutti quelli che mi chiedono ma io vorrei lavorare in radio, come faccio? Poi oggi banalmente anche lì la mia fortuna è stata non fare la radio e basta, ma crearmi un percorso che soprattutto sul web, no? E quindi oggi se non fai anche altro, se non ti crei anche altro, diventa davvero difficoltoso. Poi dipende qual è la tua ambizione. Ci sono radio dove tu annunci e disannunci soltanto un disco, che funzionano anche, però non è quello ad esempio che volevo fare io. Se vuoi fare un altro tipo di radio, come credo sia la maggior parte delle ambizioni delle persone, devi insomma fare un certo tipo di percorso. Vuole solo dire, secondo me c'è gente che vuole fare gli annunci del traffico, perché hanno secondo me dopo due minuti ti rompi. Io vorrei parlare per Iso Radio, se possibile. Iso Radio bellissimo, che è un servizio strautile, però vedi, quello parte con quella missione. Non credo che chi fa Iso Radio abbia l'ambizione di presentare Sanremo spara un giorno. Ma quindi com'è, volevo capire il passaggio da radio locale, perché allora da radio locale alla radio nazionale devo dire che succede con io continuo a spingere sulla radio, continuo a spingere sul web e su YouTube faccio un video insieme a J-Ax e a Grido in cui racconto le storie di periferia, perché per me Ax e Grido erano loro sono di Cologno Monzese, io sono cresciuto a Cologno Monzese, periferia di Milano, per me erano sempre stati quelli che ce l'avevano fatta, che erano usciti da quel meccanismo invece in cui io ero infognato in quel momento. Racconto un po' la loro storia, vado in giro prima con Grido attorno ad alcuni posti che per loro erano stati importanti e poi con Ax durante uno dei suoi live. Questo video viene visto dal produttore di The Voice, che all'epoca Ax aveva fatto The Voice con Suor Cristina, aveva fatto il botto con Suor Cristina. Assurdo. Da invitare subito, sì, no, poi cioè, Spagna, devo dire che grande rivelazione. Però voglio dire che dopo un successo, dopo quella roba lì, si vedeva che aveva perso un po' la balla. La fame è un casino. Sì. E poi non credo che quell'ambiente della chiesa sia molto. Comunque, in quel periodo lì, appunto, lui vede questa cosa, mi dice: dobbiamo fare qualcosa insieme. Ci vediamo. E mi dà la possibilità di lavorare a The Voice nel backstage in cui io facevo i miei video, però raccontavo il backstage di quello che succedeva in televisione. Quindi per me è stata la mia prima esperienza nella televisione, divento V-reporter di quel programma. Nel frattempo vengo notato da quelli che si occupano della radio, che era Radio 2, la radio ufficiale di perché andava su Rai 2. Andava su Rai 2 ed era su Radio 2. E a quel punto vedevano che io facevo anche la radio, i video che facevano, le cose stavano andando molto bene e mi invitano in ospite all'interno del programma che seguiva la diretta, quindi non so, c'era la diretta del programma, come succede anche per Sanremo, che poi successivamente ho fatto, cioè il programma in TV e in radio viene commentato, raccontato, eccetera. Quindi andavo ospite, però anche lì mai mi è successo nella vita, neanche ora, e mai succederà credo, che ti stendono subito un tappeto rosso, allora adesso farei questo, eccetera, eccetera. Io devo sempre entrare dalla porta
di servizio e poi cercare di uscire da quella principale. E fu così, perché la mia, la possibilità era: vieni ospite in questo programma, però non hai l'albergo pagato, non hai, però per me era la possibilità di far vedere quello che credevo di saper fare. Ed è andata bene, perché insomma andavo lì, poi dormivo sui divani degli amici, però facevo questa roba. Alla direttrice poi ero piaciuto molto, e da lì poi ho avuto il mio programma, poi nel weekend, poi quotidiano. E quando ero arrivato ad avere il, comunque il massimo, perché avevo il mio programma tutti i giorni su Radio 2, poi Radio 2 era comunque una radio, ed è tuttora una radio che ti permette di essere te stesso, quindi quei discorsi che vi dicevo prima, e mi rapportavo con dei mostri sacri, non so, ho fatto un programma con Arbore, ho fatto la diretta del Festival di Sanremo dall'Ariston, quindi sono entrato all'Ariston, ero dentro, facevo, ho fatto una cosa con, cioè, con Carlo Conti, che durante la serata di Sanremo mi saluta, okay, mentre facciamo il collegamento, quindi mi ha dato delle grandissime possibilità. Io però avevo il sogno di Radio DJ, quindi io nel frattempo cercavo di arrivare lì. Solo che questa cosa non succedeva, io mi stavo disperando, perché per me era come, cioè io potevo arrivare a presentare Sanremo, ma se non fossi stato mai, non fossi arrivato a Radio DJ, Radio per DJ. Me sarebbe stato un neo. E però cosa succede? A un certo punto, come una tipa che non te la dà, smetto di seguirla. Smetto di seguire DJ completamente. Okay. Tolgo DJ dalla radio, perché era diventata un'ossessione. Ma le cose stavano andando bene in realtà. Però era diventata un'ossessione. Smetto di seguirla, smetto di seguirla sui social, in radio, non voglio più saperne niente. E dopo due mesi mi chiamano. Mi chiamano, però in realtà era per DJ TV. Quindi arrivo a fare il VJ, quello che vi dicevo all'inizio. E che non andava più troppo. Che non andava più. Quando nel momento sbagliato, nonostante avessi avuto delle proposte interessanti molto di più da tante altre radio, e nonostante a Radio 2 avevo iniziato anche a fare quelli che il calcio, il programma su Rai 2, eccetera. Però nonostante questo, io di là vedevo, ok, però era la mia possibilità per mettere un piede dentro. In realtà poi dopo pochi mesi ho avuto anche il mio programma in radio, anche lì poi sono riuscito a fare un sacco di cose belle. Sei a Radio DJ, sei tranquillo, soddisfatto, oppure speri tipo in Radio Maria? DJ è l'NBA, cioè okay. È dove ci sono tutti più grandi, dove, cioè per me, per essere considerato davvero grande, secondo me devi dovevo essere lì. Okay. Perché lì sono passati le tutti le più forti adesso. Allora, dipende anche da che parametri si utilizzano, nel senso che poi se vai a vedere la radio più ascoltata in assoluto è RTL, per distacco anche, no? Okay. Però è una radio che funziona molto bene sicuramente, però dove secondo me poi è molto... Io sono per la radio che si ascolta, non che si sente. Cioè è molto un sottofondo rispetto alle cose che fa. Invece DJ... ha un'importanza, ha più personalità, lo vedi anche il contatto che si crea col pubblico. Infatti poi paradosso, DJ è la radio che fattura di più per distacco, perché comunque ha un impatto sulla vita delle persone. E io l'ho visto da subito, cioè gli ascoltatori DJ sono spettacolari, si crea proprio un discorso di famiglia, sono tantissimi quando facciamo gli eventi adesso. Le ultime, al di là delle DJ Ten, che sono delle corse clamorose dove vengono 20.000 persone, però abbiamo fatto la festa della radio l'ultima a giugno e c'erano 40.000 persone, e nei due weekend è venuta ancora più gente, cioè si creano delle cose e per la gente tu sei uno... Guarda, secondo me la radio è l'unico media che fa quella cosa che riesce a fare anche YouTube o Instagram, cioè ti mette allo stesso livello di chi ti ascolta, cioè sei considerato un amico, mentre la TV in qualche modo ti mette su un piedistallo perché la TV invece crea anche un rapporto un po' freddo, secondo me, tranne in alcuni casi. La radio invece crea quel rapporto molto, molto forte, che è lo stesso che vedo con il mondo dei social e con YouTube in particolare. Per questo, dopo aver sperimentato la radio, la TV, eccetera, che continuo a fare, mi fa sempre molto piacere, però mi rendo conto ancora di più della potenza di YouTube. E quindi nell'ultimo anno ho deciso di tornare su YouTube, investire su YouTube molto di più di quello che facevo prima, perché a un certo punto, per fare tutte le cose che vi ho detto, ho dovuto un po' abbandonare la parte YouTube. Però mi accorgo oggi che chi mi segue, mi ascolta e che mi segue in tutte le cose che faccio con più fedeltà, con più affetto, che mi trovo sempre in giro, arriva ancora da YouTube e dai primi video che ho fatto. Ma quindi tu ti definiresti anche tipo uno YouTuber? Sì, alla fine... Un collega. In realtà sì, anche, perché poi alla fine la cosa figa è stata anche che quando ho iniziato, tipo tutto quello che vi dicevo anche della web radio, era il 2012-2013, e cazzo, in quel periodo lì
sembrava che saper fare più cose fosse un problema. Cioè il fatto che io facevo YouTube, ma allora sei uno YouTuber, no, però faccio anche la radio, ma allora sei uno speaker radio, perché un conduttore radio. Perché non ti specializzavi in una no, cosa. Loro dovevi avere per forza un'etichetta per i media tradizionali e per le persone anche. Oggi, 2023, se non fai più cose sei morto. Cioè se io facessi solo la radio, sì, bellissimo, sarei contento, sì, ma non lo so, a me serve anche poter essere su, da quando adesso banalmente ho iniziato a fare anche cose su TikTok o ritornare su YouTube, anche tutti i ragazzi più giovani che magari la radio l'ascoltano un po' di meno, comunque per loro, per arrivare a loro mi serve fare queste cose, e quindi e tanti personaggi che negli anni secondo me anche grossi si sono un po' seduti su questa cosa, no, perché io sono tizio e non mi metto a fare le cose su social o su YouTube, adesso si sta un po' ricredendo. Quindi ti sembra che anche il nome YouTuber adesso ti sembra una cosa... Sì, adesso ormai vabbè viene utilizzato, ma creator... Non viene visto male. Ma no, secondo me YouTuber, e questo sempre per tornare, che siamo sempre più o meno 5 anni di delay rispetto agli Stati Uniti, che io seguo e da cui insomma cerco sempre di farmi contaminare quando va. 5 anni dopo, io le prime volte che andavo negli Stati Uniti incontravo altri creator, altre robe, loro erano fighi come YouTuber nel loro paese. Cioè, ecco, un'altra cosa che ho proprio notato in questi giorni, hanno iniziato a fare delle affissioni, alcuni format di YouTube, ho alcune robe. Anakin ha iniziato a farlo, Anakin, ma non solo, ha iniziato a fare qualcuno anche per le live di Twitch, eccetera. Io mi ricordo che questa roba la vedevo nel 2011 a New York. No, aspetta, che cosa? Cioè, tieni cartellone in strada, tipo esce il video. Che secondo me, apro e chiudo parentesi, non serve un cazzo. È solo per ego. 300 persone sono tante. È solo per ego della dell'artista. Noi lo volevamo fare, ma appunto solo per poter dire. Ma noi volevamo in realtà trovare un cartello sfigato, imbucato. Anche quello sarebbe stato in zona industriale. E poi appunto andando avanti, alla fine i vasi diventano comunicanti. Quindi chi mi segue sui social mi segue in radio, chi mi segue in radio mi segue. Secondo me, sai qual è stato il problema? Cioè, qual era il problema anni fa? Che quando qualcuno arrivava, per esempio, a fare radio e faceva anche YouTube, era in radio perché faceva YouTube. Sì, e non aveva il gestire. Sì, era solo perché era tipo, aveva il seguito, porto quindi la radio diceva, boh, me lo porto, non era neanche bravo. Certo. Mentre adesso questa cosa si sta un po' sottigliando. Cioè, notavo, parlando, che banalmente, è una stronzata magari, quando facevamo Relative, che avevamo un decimo dei del follower che abbiamo adesso, ci fermavano per strada molto di più. Sì, perché ai tempi lo YouTuber, per i giovani magari, era proprio una roba strana, era quasi un VIP. Adesso vaffanculo, cioè siamo... Sei uno dei tanti. Sì, no, anche no, solo uno dei siamo tanti no, però amici, cioè, siamo amici. Siamo tipo, perché tu entri davvero nella vita delle persone, cioè ti guardano mentre sei sul cesso, ti guardano mentre stai andando al lavoro, ti guardano... E tu hai un rapporto talmente diretto, senza sovrastrutture, per cui sei un amico. Poi l'abitudine fa tanto. La radio ti fa compagnia mentre stai andando al lavoro, mentre sei a casa e stai facendo una cosa, più o meno agli stessi orari. E quindi entri nella vita delle persone. Ci vuole più tempo, ma quando sei dentro, sei dentro. Cioè questa roba è davvero incredibile, e secondo me è la linea. Poi il microfono è verità, cioè non è come in TV che puoi coprire, se uno è scarso in radio si sente. Cioè, se invece... infatti, no, volevo collegarmi a questa cosa da un po', però ti volevo lasciare parlare. Prima cosa, domanda: quanti a questo tavolo ascoltano tanta radio? No, tanto. Vedi, no. Io sono costretto perché ho una macchina vecchissima e quindi mi devo occupare quella. Anni fa ascoltavo solo radio, anche in casa mentre facevo tipo le tavole di architettura, sempre radio, infatti volevo lavorare in radio. È vero che avevi. Io sono cresciuto con Radio Monte Carlo e sono passato a 105. Tu sei cresciuto con una radio target altissima. No, perché l'ascoltava l'ex marito di mia mamma. E quindi tu in giacca e cravatta a 5 anni ascoltavi Radio Monte Carlo. Io, mi collego a questa cosa perché devo essere sincero, metà delle mie incazzature provengono dalla radio, nel senso che secondo me la radio è un sacco affascinante come mezzo, ma è piena di speaker molto scarsi. Cioè, nel senso, trovo spesso... Tipo Gianluca Gazzoli. No. Soprattutto. Ammetto che non ascolto Radio DJ. Cioè, ok, e già qua abbiamo capito perché hai detto questa cosa. Però penso che ci siano tanti personaggi che non dovrebbero stare in radio, ma che purtroppo ci stanno, perché sono magari famosi per altri ambiti, magari hanno fatto trasmissioni in TV così, e dargli parola... Quello non funziona. Spesso. Quello non funziona. Che erano quelli che dicevano gli YouTuber prima. Però è una cosa che è ancora proposta. Io a volte mi chiedo... Guarda, la forza di DJ secondo me è sempre stata proprio quella di Linus, in qualche modo, di scegliere le persone nel momento, cioè quasi
tra l'altro quasi tutti nascono insieme a DJ, o comunque la propria popolarità cresce. Fabio Volo, la popolarità cresce insieme a DJ. Cattelan più o meno, perché lui arriva da 105, aveva già fatto delle cose, però ascoltavo sempre, è cresciuto. Mi manchi, Cattelan. Però anche lui, cioè Linus stesso e tutti quelli che sono passati di lì, Jerry Scotti, Amadeus, Jovanotti, cioè sono delle storie incredibili. E, però più o meno arrivano e crescono insieme, non è gente presa fortissima da una parte e buttata lì, perché non funziona e in tanti casi si è visto, come dicevi anche tu prima, non basta prendere uno, un influencer e metterlo e quant'altro, e in radio come si sente, cioè io non sopporto prendere anche solo l'intervento sterile in cui tu dici una notizia, disannuncio canzone, una notizia che hanno detta già detto 100.000, poi magari l'hai letta, non la sai neanche, esatto, e poi ridai un disco. E poi a me piace molto l'interazione con gli ascoltatori. Poi un po', diciamo, portandomi avanti, io non, come per il basement in realtà, non, io mi preparo sempre solo, diciamo, dei punti di cose, okay, che so che mm-hmm. magari voglio arrivare a dire quelle cose, ma è molto freestyle in base a quello che sento di istinto. Ci sto. Magari un ascoltatore mi fa notare una cosa, allora prendiamo quella deriva lì, quella tangente lì. Però è un'improvvisazione alla quale ci arrivi anche un po' grazie all'esperienza, spero, e spero possa andare avanti così sempre, sempre meglio. Però quella roba che dici tu, secondo me, è sostituibile. Okay. Nel senso che quel tipo di radio che dici tu, io mi ascolto Spotify piuttosto. Mm. La radio fatta nel modo di DJ, secondo me, è la cosa più vicina un po' al mondo dei podcast, il mondo, cioè ti fa sentire parte di qualcosa. E se tu ti senti parte di qualcosa, inevitabilmente poi funziona, anche con magari delle sbavature, perché non è perfetta. Anzi, io ricordo sempre, ecco, c'è questa roba che non ho, forse non l'ho scritta neanche nel libro perché è un po' più complicata da raccontare. In tutto questo percorso che vi racconto, arriva una, prima della radio locale, prima quando facevo ancora la web radio, arriva la possibilità di farmi conoscere in una radio. Arriva un programma su Sky che si chiama RDS Academy, okay, dove dà la possibilità a dei ragazzi di inviare la propria candidatura a un talent show sulla radio. Ah, ma forse ho fatto qualche puntata. Sì, ho un talent show sulla RDS, radio. Tra l'altro a Next, che è molto figo come concept. Sì, sì, è stato, cioè, tutti dei giovani, anche, sì, anche tutti lì. TikToker vari, però però devono imparare il mestiere, sì, quindi magari all'inizio però magari negli anni qualcuno ho visto gente che poi ha fatto il level up. Si sta formando. Jody forse era partito da RDS, sì, però Jody ha sempre avuto, a differenza di tutti gli altri, secondo me un'impostazione molto da chi vuole fare quel mestiere. Gli altri invece erano tutti un po' buttati lì, come hai detto anche tu. Infatti poi alla fine chi ce la fa è sempre una percentuale più bassa. Però c'è questa possibilità qui, era un talent show, chi vinceva aveva il posto RDS. E io mando la mia candidatura, mando un video, la cosa di cui sono più contento è che quel video poi per anni è stato preso come video d'esempio per le candidature successive. Okay. Perché a quel punto, in quel periodo, io facevo i video su YouTube, quindi magari sapevo fare un pochino più di montaggio, sapevo stare davanti a una telecamera. E, però quello è stato una doccia fredda, proprio perché era la televisione, quindi io ero convinto di arrivare lì, imparare a fare la radio, imparare, e invece erano i meccanismi della televisione, e con anche tutta una serie di scottature per cui diventava un po' complicato. Però quella era una possibilità che veniva effettivamente data, che ho cercato di intraprendere, e che per fortuna poi non è andata, nel senso che poi io faccio il tavolo, va anche bene in alcuni momenti, ma non lo vinco. Okay. E poi esci da lì, sai, coi giudici che ti bombardano, che ti dicono no, tu non puoi fare questo lavoro, non sei capace, perché in quel momento il loro ruolo è enfatizzato, sì, come sì, tutti sì, i giudici d'Italia, non è che odiano. È tutto un format, è tutta quindi una roba scritta. Esatto. O comunque enfatizzata anche dal pensiero. Quindi o esci da quella roba lì che dici basta, mi hanno massacrato, okay, oppure no, cazzo, ma che cosa state dicendo? Io ci avevo fatto. In quel caso lì mi è andata bene viverla così. Però ero rimasto un po' scottato anche da quel tipo di radio, che magari non era proprio quella che io speravo e pensavo di poter fare, ma è stata comunque una bella esperienza che mi è servita poi ad imparare altre cose.
No, ma tu hai parlato delle sbavature e per assurdo io mi accorgo. Ah, ecco, no, ecco, sai perché ti ho detto questa cosa, scusami. Perché in quel format lì era, ti insegnavano a fare la radio, che è una roba che secondo me non si può insegnare. E ti dicevano, o facevo le lezioni di dizione. E quindi si sentiva molto la mia cadenza magari milanese e dovevamo fare i corsi di dizione perché lo speaker radiofonico. E invece a DJ la forza è proprio quella che ognuno ha la sua, no? Quindi ci sono i Vitiello che hanno la loro cadenza napoletana, che coinvolgono tutto un pubblico del sud, ma anche quello del nord a cui piace, eccetera. Come Federico, Federusso, che è toscano, eccetera. Quindi ognuno ha la sua, e secondo me quella è una grandissima forza. Quindi è difficile, non è una roba che puoi insegnare, non è che deve essere una roba perfetta. Se no, fai quel tipo di radio dove ci vuole la edizione perfetta, la roba perfetta, ma secondo me arriva meno. Che sei un po' programmato, meno spontaneo. Infatti, una cosa che io ho notato è che nelle trasmissioni, quelle sul tardi, spesso si tende a sbavare molto di più, cioè a essere molto più tranquilli. Forse perché c'è meno pressione. Meno pressione, meno pubblico. E per assurdo sono le trasmissioni che trovo più interessanti. Perché anche solo il non aver paura, magari del silenzio in radio. Secondo me, bravo. Per me è pazzesco, cioè è bellissimo. Un attimo riflesso. Secondo me la radio dovrebbe puntare su questa roba qui, perché è la vera differenza dagli algoritmi. Cioè banalmente oggi abbiamo Spotify, la radio di Spotify, la cosa è che sa benissimo che cosa vuoi ascoltare, metterà la musica migliore, però invece sempre di più secondo me hai bisogno di un amico che può essere il conduttore della radio, che ti racconta delle cose, ti fa ascoltare anche della musica che l'algoritmo magari non ti avrebbe fatto ascoltare e che magari ti piace. Infatti DJ, a differenza di tutte le altre radio, testa anche musica nuova e molti artisti devono anche il loro successo. Interessante, se vuoi. I Rolling, secondo me, sono da far passare, cioè nel senso... Non sto scherzando, darmi... Però è interessante ricordo. Questa cosa, perché questa cosa che mi dici tu magari è successa con i giornalisti. Siamo stati i primi a passarli. C'è un ufficio di programmazione musicale molto rigoroso dove ci sono dentro delle leggende che fanno questo lavoro da tanti anni e che però dicono, cioè sai, ci sono delle radio che è 100 RDS, no? Che fa un lavoro bellissimo e voglio bene a un sacco di persone che ci sono lì, però è 100% grandi successi. Solo non rischio a metterti una canzone che tu non conosci. E invece adesso più che mai che siamo, che pensiamo di ascoltare quello che vogliamo ma non ascoltiamo e non guardiamo davvero quello che vogliamo, serve qualcuno che magari dice sì, però ascolta Madame l'abbiamo fatta sentire noi per le prime volte e poi ovviamente bravissima e la cosa è andata. Chiaramente anche noi ci sono, anche lì ci sono delle canzoni che sai che vanno. Adesso c'è tutto il mondo di TikTok che ha cambiato la musica, allora ti capita di mettere in rotazione adesso delle canzoni di 4 anni fa, ma perché sono andate forti, sono diventate TikTok, famose adesso. Non tutte quelle di TikTok. Oggi leggevo, tra l'altro interessante anche per te che fai musica, leggevo un articolo di NSS Magazine che raccontava come TikTok sta cambiando, cioè sta rovinando il mondo della musica pop, cioè perché sta proprio cambiando il modo di strutturare le canzoni, che io non conosco, special, ritornelli, cose così, però questa roba di avere un pezzo che è virale, che ha 15 secondi di canzone, e facevano vedere dei video di alcuni artisti che andavano al live, cantavano il pezzo che era quei 10 secondi della viralità di TikTok, cantavano il pezzo dopo, la gente non cantava perché non sapeva. Non lo sapeva, certo. Ed è una cosa bruttissima, però ti fa capire come alcune cose stiano un po' cambiando. Beh, è stato adesso no, perché comunque sono diventati giganti, però tutta la prima fase internazionale dei Maneskin è stata così. Sì. Avevo degli amici che li hanno visti tipo a Parigi, hanno detto hanno cantato una canzone. Beh, secondo me il successo dei Maneskin non è stato sicuramente la vittoria dell'Eurovision, ha contato perché ha fatto qualcosa. Ma il vero TikTok. Successo è stato TikTok. Sì, sì, sì. Perché loro andavano in America, andavano in quei posti lì e TikTok gli ha letteralmente cambiato, cioè è stato quello che gli ha dato il boost incredibile in tutto il mondo. Poi chiaramente Sanremo, l'Eurovision avranno sicuramente aiutato. Sì. Però TikTok. Ma volevo chiederti una cosa, poi per passare a un altro discorso. Parlavamo adesso della difficoltà del fare radio, comunque che è una cosa che si impara con il tempo e eccetera, e anche delle problematiche che ho notato, no, tipo anche a me mette un po' ansia sentire un programma dove è tutto perfetto, mega serrato, zero silenzi, arrivo alla fine a darti una notizia magari superficiale perché ho pochissimi secondi e devo dire una roba. E che differenza noti tra come sei te, come sei te in radio e come sei te invece in podcast? La cosa più bella è che oggi non ci sono differenze, secondo me. Ok. Però ci sono arrivato. Nel senso che chiaramente appena tu arrivi a un microfono, la prima cosa che fai
è impostare la voce, cercare di parlare in un certo modo, che è l'errore principale secondo anche me che fanno. Carichi. Ehi ragazzi, oggi una nuova puntata. E tanti ancora fanno così. Eh no, ma quello tipo che mi uccide, scusami collego, è tipo le risate finte. Cioè una cosa che non è, molto ancora non si è, esatto, ancora non si è capito, è che le risate quando sono finte si capiscono, è cringe. È mega cringe. Eppure tanti speaker ancora ridono in maniera finta, sì, magari allo spettatore, quando puoi benissimo in realtà essere naturale e spontaneo, che in realtà ci guadagni solo. Allora questa era una bella canzone. Esattamente. Quella roba lì secondo me anche lì è un lavoro che devi fare, perché a livello di istinto ti viene da modificarti, come quando sei davanti a una telecamera ti viene devi da modificarti, devi performare come a cena con i parenti della poi tua nuova ragazza. È chiaro che magari davanti a una telecamera non devi mai essere over, però sei sicuramente un po' più carico. Beh, no, rispetto sì, anche sì, al sì, microfono, chiaro. Perché l'altra cosa importante che ho imparato nel villaggio è che non gliene frega un cazzo a nessuno se tu ti ha lasciato la fidanzata, se ti hanno rigato la macchina, se t'hanno, cioè, devi essere se a palla. Accendi il microfono, sorriso, sei felice, sei contento. E io questa roba l'ho imparata nel villaggio, perché la gente era in vacanza quella settimana, non gliene fotteva un cazzo, quindi tu devi essere contento perché loro devono passare una bella vacanza. E questa roba mi è stata utilissimo in tutta la vita poi e in questo mestiere. Quindi se io accendo il microfono, sono realmente felice, perché per me è davvero una valvola di sfogo importante. E poi ci arrivi col sorriso, quindi sicuramente sei un pochino più carico, però sei tu, sei te stesso, sei il commento più bello, la cosa più bella quando poi incontro una persona o addirittura di chi mi conosce da sempre, è che quando mi sentono in radio o mi sentono nel podcast sono io, e quella è la cosa più bella. Il podcast poi è, sono troppo contento perché era la valvola, la cosa che volevo fare, perché il radio poi ovviamente cos'è? Io parlo a l'Italia intera in quel momento, e quindi non puoi parlare solo di un argomento, perché c'è qualcuno a cui non gliene frega. Ogni tanto lo butto lì, quindi io parlo spesso anche delle mie passioni, perché poi la forza è riuscire a appassionare gli altri. Mentre quando arrivi su YouTube, arrivi su un podcast, puoi permetterti di fare una puntata in cui parli per un'ora e mezza di sneakers, e l'ho fatto ed è andata benissimo, così come parli di sport, di basket con Gallinari, di calcio con Lele Adani, di moto con Guido Meda, sei un po' più verticale su delle tematiche, lo puoi fare ed è bello, ti permette di esplodere, di avere dei tempi che il radio ovviamente non hai. Quando verrete in radio, perché adesso ci tengo molto, avremo magari mezz'ora dove dentro ci sono tre canzoni, quindi hai la sensazione, cioè quello che abbiamo raccontato qui non potrebbe mai, certo, venire fuori, sì, sì. Però diventa ancora più difficile, perché tu in mezz'ora devi riuscire a far uscire qualcosa, il carattere di una persona, qualcosa, quello che la persona spera di poter raccontare. Quindi magari è un ospite importante, ci tieni che lui venga fuori bene, quindi in realtà avere meno tempo non è più facile, diventa più difficile. Perché io ho sempre trovato singolare il fatto che tu fossi uno speaker radio e avessi sentito il bisogno di aprire un podcast, sì, invece. Lì secondo me nasce anche poi da tutto quello che vi ho raccontato fino adesso, quindi anche dalla necessità di avere delle proprie cose, di poter essere libero, perché come vi dicevo, poi avendo sperimentato ho fatto delle cose anche in TV, dei programmi anche importanti che sono andati bene, però hai a che fare con tutta una serie di sovrastrutture dove tu poi non sei realmente c'è un libero. Pochino devi chinare la testa, ci sono degli autori, ci sono delle cose, ci sono delle situazioni, quindi secondo me sempre di più il futuro è quella roba lì, dove tu avrai bisogno di avere il tuo spazio, perché la gente segue te e quindi tu sei editore di te stesso, ma questo lo sapete meglio di me, ti fai i contenuti, ti fai le tue cose. La roba che oggi sta cambiando è che secondo me anche chi fa spettacolo ad alto livello da tanto tempo sta capendo questa cosa qui, perché sempre di più la TV fa delle robe oscene, sono poche le cose belle, non hanno nessuno in TV ha voglia di sperimentare, non punta nessuno sui giovani, nessuno di noi guarda la TV ad esempio, questo è il sito, la guardo. Solo sono strano, vivo però in una mia bolla. Però a me piace, social, cioè, resta comunque una delle mie cose, perché comunque raggiunge un target di persone, sì, che a cui mi farebbe comunque piacere parlare, ed è per questo che ho fatto alcune cose. Però soprattutto oggi che la gente ti conosce davvero, quando arrivi a fare una cosa in TV devi farla che è coerente col tuo percorso. Cioè io quest'anno ho fatto un programma su Rai 2 che appena me l'hanno proposto la prima volta ho detto no, non lo farò mai, perché mi hanno detto guarda, è una roba dove devi ballare, ti devi spogliare, sì, c'è un discorso di prevenzione dietro, però nella mia testa ho detto no, minchia, qua finisce, che è una roba trash, una cosa. Poi invece è stata una cosa bellissima, perché poi ho conosciuto le persone che ci lavoravano, era una cosa molto curata, è venuta di valore, era sulla Rai, che comunque io con la Rai ho lavorato tante volte, hai sempre quella garanzia comunque che
è comunque la Rai, quindi non difficile che magari fa una roba estremamente trash, diciamo. Ed è venuta una cosa molto bella di valore, che è andata anche molto bene, ed era un programma dove effettivamente dovevo fare queste cose, però avevano tutte uno scopo molto nobile, e alla gente è arrivato, era un esperimento, era una cosa nuova su cui hanno puntato, ed è andata bene. Perché non possono farlo spesso? Perché devono essere sempre ancorati agli stessi programmi, alle stesse persone, agli stessi volti? Questo non vuol dire prendere uno youtuber e fargli fare una roba, certo. Ma banalmente, cioè adesso alcune cose magari funzionano proprio perché sono su YouTube. Ogni media ha il suo linguaggio, ha la sua cosa. Quindi in ogni media bisogna imparare quel linguaggio e fare imparare quel mestiere. Però una volta che l'hai imparato, perché non sperimentare? Ma tornando sui podcast, qual è il tuo rapporto, da pensando al lato speaker radiofonico, sì, con il ricaricamento in podcast dei programmi radiofonici? Perché ad esempio io, che non sono un ascoltatore radio, però ascolto dei programmi che radio, ma su podcast. Beh, uno dei podcast più ascoltati in assoluto è La Zanzara. Esatto, io l'ho sempre ascoltato. Vabbè, che è un programma in radio. Quello è una cosa positiva o negativa? No, funziona. Ma un sacco di gente ascolta anche il mio programma, quello di DJ. Di tanti DJ li ascoltano. L'unica roba è che la cosa bella, secondo me, che funziona dalla radio è la diretta. Quindi sei molto sul pezzo, sulle cose che stanno succedendo o su quella roba lì. E quindi magari il podcast lo devi ascoltare nel giro di pochi giorni, certo, sennò quello, sì, di cui parli è già vecchio. Però funziona. È una risorsa, diciamo. Sì, è una gran risorsa. Secondo me è quello che deve capire la radio. DJ l'ha capito, e perché ha aperto anche una sua piattaforma di podcast che si chiama One Podcast. Però il podcast è un amico, cioè un modo in più per poter esprimere delle cose, non è quello che surclasserà la radio, perché secondo me un certo tipo di radio fatta in un certo modo è un pod. Perché il podcast cosa succede? In questo periodo tutti hanno acceso un microfono e credono di poterlo fare. In realtà è un mestiere anche quello, e quindi per quello la radio, c'è tanta gente che fa i podcast ma fa la radio. Sostanzialmente, certo, anche questo, certo, potrebbe, sì, essere, sì, un programma radiofonico, sì, sì, chiaramente ha dei tempi, certo, bisognerebbero cambiare i tempi, però funzionerebbe. Invece tanti accendono un microfono e non hanno niente da dire, e quindi non, quei podcast lì non funzionano. Adesso tutti fanno podcast, esatto, sì, però sì, quanti, basta poco, quanti poco vengono ascoltati davvero? Pochi. Ma vai, non so, vai, si può pure cambiare argomento. Io sono più di domande, quindi in realtà, ma sempre in questo mondo. Ma in realtà qualsiasi perché roba. Perché se no io volevo parlare un po' di Xbox. Ma perché, no, perché leggendo il suo, cioè, libro, lui è dovuto stare in ospedale, sì, per l'intervento, e ha detto che gli avevano portato un Xbox. Sì. E quindi mi chiedevo cosa giocavi. Perché io in realtà io gioco di brutto. Tra l'altro, ultimamente, vabbè, gioco un tanto all'Xbox, anche perché è nato un bellissimo rapporto con Microsoft. Sono stato proprio anche a Seattle a vedere da loro, sì, che era il viaggio di cui parlavo prima, a vedere quel build, un viaggio che mi ha letteralmente cambiato la mentalità, perché hanno una mentalità, un modo di lavorare, un modo di vedere le cose chiaramente diverso, sempre 5 anni avanti secondo me, e quindi sono andato anche nel box, nel building di Xbox, a vedere come lo fanno. Sono entrato in sta stanza dove fanno il sound design, che è una roba, raga, da uscire di testa. Si chiama, in italiano, è una stanza anecoica, la stanza dove c'è il silenzio, vero, che fa strano starci dentro. Sì, ti senti esplodere. Cioè, ci fanno i test agli astronauti per vedere se possono andare sulla Luna. C'è gente che, se sta lì dentro chiusa un po', impazzisce, perché dopo un po' di minuti inizi a sentire il sangue che ti passa nelle vene. Cioè, una roba che ti fa uscire. È appena uscito un video di Pietro Morello. Ok. E lì facevano il sound design di Xbox. Quindi, no, gioco ancora. E vabbè, NBA 2K tutta la vita. NBA 2K, sono appassionato. Poi sono anche ambassador. È difficile quel gioco. Molto più difficile di FIFA. Però è molto più bello, secondo me. Sono ambassador del videogioco ormai da 3 anni. Però questo sicuramente ha aiutato. Ma un po' di parte. Ma però è una delle figate della vita. Cioè, io ho la cosa bella che oggi lavoro e faccio delle cose per cui in realtà pagherei e ho pagato per anni per farle. Quindi io a quel gioco ci gioco da quando sono piccolo. Gioco tanto, ecco, non sono ancora riuscito a entrare troppo nella mentalità dell'online, tipo a COD, a Call of Duty. A me piace la campagna, mi piace, perché mi piace entrare in un videogioco per essere diverso, cioè per fare delle cose, delle dinamiche diverse. Ma c'è la campagna nel nuovo? Non l'ho ancora iniziato, perché purtroppo adesso banalmente il tempo in realtà è diminuito di gioco, è diminuito colpa molto. colpa delle figlie colpa, in realtà colpa della vita in generale, perché sto facendo un botto di robe. Però prima giocavo molto di notte, adesso ho creato il basement anche per avere uno spazio
spazio per dove giocare, scappare dalle figlie. Quindi, questo non glielo diciamo. Però quando ho avuto il Covid mi ricordo che l'ho avuto, l'ho preso il 31 dicembre e dentro mi ha detto cazzo, adesso ho saltato, dovevamo andare via, Capodanno, le robe. E poi ho detto, adesso sto una settimana al basement da solo. A giocare. Incredibile. E quindi ho ripreso a giocare un po' lì, mi sarebbe piaciuto fare del gaming come contenuti, ma non ho mai avuto il tempo da dedicarci. Però è una di quelle cose che mi sarebbe piaciuto. Però scusa, tu amando lo sport, sì, amerai la competizione, sì. L'online è il tuo mondo, lo so, cioè, l'online è dove però se avessi tempo di sviluppare il mio talento, perché se no entro e mi seccano, entro e mi qualsiasi cosa. Però io nasco morto. Io ho giocato, cioè se ripenso alle ore che ho passato da ragazzino con PlayStation 2, magari Metal Gear Solid, che è sempre stato il mio gioco preferito, o quei giochi un po' più da campagna sempre, cioè dove sei tu lì dentro. Sarei stato un ottimo gamer, ma non l'ho mai approfondito. Stavo stesse per dire, sarei stato un ottimo elfo, un ottimo mago. Sarei stato. Io poi avrei delle domande, sempre tornando sulla questione podcast radio, ma prima parlavamo del basement e di queste cose qua. Allora, io sono venuto ospite, certo, da te, poi magari lascio anche la puntata in descrizione. E tu sei pieno di roba nerd, di cose, collezionismo, fumetti, action figure, di tutto. Qual è il pezzo di cui sei più fiero che hai? Allora, io credo la cosa più fiera, allora, io ho delle maglie autografate da alcuni giocatori NBA, quella sicuramente forse a cui tengo di più è quella di Giannis Antetokounmpo, perché c'è una storia dietro fighissima, che è stata quando sono andato ad Atene ad incontrarlo il giorno prima. Noi avevamo programmato tutto, dove ero andato per Nike e dovevo fare un video con lui. Poi quando hai quei momenti ti danno, hai un minuto e mezzo, okay, devi riuscire a tirar fuori. Quindi quando io faccio quelle cose, in quel minuto e mezzo non gli chiedo com'è andata la tua stagione, ma cerco sempre di fare una roba un po' strana. E però il giorno prima eravamo nella palestra, dove non so se conoscete il personaggio. Vabbè, io non lo conosco. Beh, Nelson, solo tramite Nelson che mi rompe il cuore. Miglior giocatore NBA degli ultimi anni, storia incredibile, ragazzo che letteralmente faceva il venditore ambulante per strada con i suoi fratelli per poter portare a casa dei soldi e vivere in cinque in un monolocale con la sua famiglia in un quartiere degradato di Atene. Pian piano diventa il miglior giocatore NBA e rimane un ragazzo speciale, con un cuore speciale, e chiaramente è una storia bellissima sia per l'NBA da poter diffondere, sia per il marchio per cui lavora. E quindi viene organizzata questa cosa in cui si va a visitare i luoghi della sua infanzia, eccetera, perché lui tornava lì quell'anno come MVP e veniva presentata la sua prima signature, quindi la prima scarpa di un giocatore europeo, perché lui comunque è europeo, di origini nigeriane ma è europeo. Il giorno prima siamo nella sua palestra, eccetera, spunta anche lui ed è super cazzone con i suoi fratelli, che è riuscito a portare in NBA anche loro, cioè pensa che roba incredibile. Quindi vedo che è simpatico, siamo lì, dico ora o mai più, okay. E gli dico: Giannis, uno contro uno, io contro di te. E lui mi fa: va bene, vieni, provo a marcarlo, raga. Giannis è una roba. Per ora è quello il giocatore NBA che più mi ha stupito quest'estate. Ho conosciuto Zion, che è famoso per essere enorme. Lui è, secondo me, più grosso perché ha le braccia più lunghe. Io l'ho visto alto, vivo in prima fila della Grecia. È una roba. Fa e poi è anche un'azienda, nel senso che avevo paura, non è che dico a danneggiarlo. Se per caso gli mettevo un piede sotto il suo e si scavigliava, io ero in prigione adesso. Sarei stato in prigione. Però in quel momento lì lui parte, fa una virata e io ho detto vabbè, adesso tira. E invece fa la cosa migliore che potesse fare in quel momento per me: prende e mi schiaccia in testa. Io estasiato da questa cosa, però è stato un gesto proprio boom, proprio di quelle schiacciate da disprezzo. A questo evento c'erano tutte le testate più importanti del mondo, c'era ESPN, Bleacher Report, tutti quelli che seguono l'NBA, e facevano il video è diventato virale in tutto il mondo. Io l'ho pubblicato, Shaquille O'Neal ha condiviso questo video. Gli anni sentito un po' schiaccia su piccolo italiano. Più o meno era questo. Più o meno piccolo era italiano questo. Mafioso. No, era su piccolo mafioso. Molti erano giocatore NBA, gioca con persona normale. Cioè, questo
queste cose. E quindi alla fine di quella roba lì gli ho fatto firmare la maglia. E poi è nato anche un rapporto, per cui anche quando è tornato a Milano ci siamo visti. E quindi la tengo in esposizione, perché tutte le cose che tu dici che sono al Basement sono contento. Sono raccolte e racconti. È un altro pezzone di cui sono molto contento adesso. Molte sono legate allo sport. Io sono un devoto a LeBron James da sempre. E tutto è partito nel 2003, quando io ero peraltro in ospedale perché mi dovevano impiantare il defibrillatore, quindi mi dicono che non avrei mai più potuto giocare a basket a livello agonistico. Per me in quel momento era solo il basket la cosa importante, non mi fregava un cazzo delle ragazze, di niente, volevo giocare. Confermo. A basket e come è scritto. E in quel momento lì mi dicono, quindi io ho disperato, però in quei giorni comunque da quel momento in poi per 4 anni non ho più voluto sapere niente di basket. Perché per me era frustrante sempre vedere gli altri che giocavano. Smetto di seguire, era bravissimo, era esattamente la stessa. Punti, non voglio sapere niente. L'unica cosa, leggevo queste riviste in quei giorni in ospedale, c'era questa rivista ufficiale NBA che parlava di sto ragazzo che sarebbe arrivato in NBA quell'anno, che avrebbe spaccato tutto fortissimo, il prescelto, The Chosen One. Facevano vedere questa copertina di Sports Illustrated che era uscita in quel periodo, rivista magazine, più importante magazine sportivo americano, che aveva fatto questa copertina con scritto The Chosen One, che è diventato una rivista iconica, storica, perché quella copertina lì poi ha segnato tutto, perché poi lui si è tatuato The Chosen One, è diventato incredibile, tanto che umile adesso LeBron James. Sì, è chiaro. Questa è la mentalità americana, tanto che lui adesso ha 2 figli grandi che giocano, hanno rifatto la copertina con scritto The Chosen Sons e c'è lui con i suoi 2 figli. Vabbè, recentemente sono riuscito a recuperare, non c'era ancora quando sei venuto tu, la copertina, la rivista di quell'anno lì del 2003, e adesso l'ho messa lì in esposizione. Sì, anche quella, quindi diciamo questo è l'ultimo arrivo. Poi per il resto ogni cosa, come ti diceva, ce n'è una cosa importante che è una delle cose che ti ho portato. C'è un quadro. Vogliamo bello aprirlo? Dai, apriamo. Sì, dai, apriamo. Vai. C'è un quadro bello grande che ho messo all'ingresso, che è un'opera che abbiamo fatto insieme a un mio amico, un artista che conosco da tanti anni, che è un concetto di cui lui aveva fatto un quadro, di cui mi aveva parlato e che ho fatto un po' mio. Che tutte le volte che lo vedo, no, beh, abbiamo fatto insieme, poi adesso abbiamo portato insieme avanti questo progetto che si chiama proprio Work Hard Always Smile. E che sto donando a tutti gli amici che secondo me rappresentano questa cosa, quindi anche voi. E cioè il fatto di farsi il culo, sorridere sempre e così solo si ottengono le cose. È proprio un brand adesso, che sposa una filosofia. Siccome è andata molto bene, abbiamo iniziato tutti, da quando c'è il Basement mi hanno iniziato a chiedere di questo quadro che avevo eccetera, quindi abbiamo fatto delle edizioni limitate di questo poster che abbiamo venduto e sono andate molto bene. Poi alcune persone, ne sceglievo 3 al mese, venivano proprio al Basement a ritirarlo, così ci conoscevamo, e mi ha impressionato come queste persone sono entrate e avevano gli stessi occhi di quando io sono entrato per la prima volta a Radio DJ. Questo ti fa capire, mi ha fatto capire un po' che cosa sta diventando questo posto, che comunque io racconto quotidianamente, dove c'è il podcast, dove vengono fatte altre cose. E quindi da lì in poi ho detto, oh, ma sai cos'è? Ho iniziato a fare anche delle maglie, adesso è diventato un brand a tutti gli effetti, che è Waz, che insomma è anche la maglia, la felpa che ho qui oggi e che mi rappresenta, e come tutti i progetti che poi ho deciso di sposare sono delle robe che mi devono rappresentare, in cui posso raccontare in prima persona. Figo. La appenderemo da qualche parte. Sì. Ammetto, speravo ci fosse tipo la tua facciona gigantesca. È stato molto la mia regalata, però devo dire che quelli sono regali che imbarazzano molto, non so a voi quando vi arrivano, però quando magari arriva un fan, una persona che mi segue, che ha fatto un disegno bravissimo, cioè, o a meno che è una cosa particolare, o sennò quando ci sono io così è un po'... Sì, perché altro io tipo un disegno della bellissima mia faccia a casa, anche tu ne hai uno e non posso appendere. No, mi sento troppo lo tengo lì bello, mi sentirei però troppo megalomane. Preferisco, ho un sogno, spero di riuscire ad appendere come avete fatto voi il button di YouTube, spero di arrivarci. Okay. Perché YouTube era sempre stato un mio cruccio all'inizio. Poi te ne diamo, ne abbiamo più vicino. Lo so che poi siete abbondate. Però poi ho dovuto abbandonare YouTube per seguire tante altre cose. E quindi adesso voglio tornare. Beh, a riprendermi il mio buttone. Sì. Poi immagino che anche solo fare delle chiacchierate così interessanti con gente. No, così, sta andando bene a livello umano. Cioè ogni chiacchierata mi arricchisce, mi porta dentro un qualcosa che mi ispira poi nelle cose che faccio. E dato che io vivo di ispirazioni, per me questa roba è diventata fondamentale. Per questo tengo tanto agli ospiti che vengono, quindi non è che viene chiunque, viene chi
secondo me rappresenta un qualcosa, o chi mi incuriosisce, perché poi la curiosità è la base poi di tutto, ma deve pur rappresentare, cioè non ho ancora invitato persone, diciamo, di cui ho bassa stima, okay, okay. Se non lo farò mai. Infatti con gli ospiti noi abbiamo già iniziato. Sì, no. Ho l'ultima domanda veloce, mi rispondi bruciapelo. Vai. Tornando al collezionismo, se no passa troppo tempo. Vabbè, se... ma poi vi potete confrontare in privato. No, se tu potessi avere un pezzo gratis ora, qualsiasi, cosa sceglieresti? Così, veloce. 5, 4, una 3, maglia di LeBron James, dove mi scrive Gianluca ti voglio bene. In italiano. In italiano. Jordan. Io pensavo una roba di Kobe. Così di Kobe ce l'ho già. Ah, okay. Ce l'ho già. Okay, okay. Anche di cose incredibili, esco dalla radio un giorno. E... allora, piccola premessa, Kobe avrei dovuto incontrarlo. E il giorno che mando lo script del video che avrei voluto fare con lui, dicendo raga, ma vedrai che è italiano, secondo me possiamo fare questa cosa simpatica, la sera arriva la notizia che è devastante, cioè, per me come tua, per tanti, non spero di no, però è stata davvero peso come cosa. E però quando un giorno esco dalla radio trovo questa persona, e che mi è capitato diverse volte, però questo vedevo che era particolarmente contento, e tira fuori un poster, lo apre, era un poster del 97 di Kobe che viene celebrato per la vittoria del Dunk Contest, e in mezzo c'è la firma di Kobe, e lui mi dice guarda Gianluca, io quando è venuto Kobe nel 97 l'ho trovato, sono andato lì, mi sono fatto firmare questo foglio, l'ho conservato per tanti anni, adesso lo vorrei donare a te, cioè te l'ha regalato. Perché ma dai. Sì, mi ha detto delle cose molto belle su di me, ma ero di lì, mi è venuta la pelle d'oca, bellissimo cazzo, ma grazie. E allora adesso ho messo anche quello al basement. Poi ci sono tante anche robe, non solo sull'NBA, sì, per carità, tante robe sui fumetti, sul cinema, su un po' di cose. Fumetti? Belle. Che ambito? Cioè Marvel? Okay. Spider-Man, io sono un grande... dico sempre che Spider-Man è stato il mio migliore amico per tanti anni. È quello più vicino secondo me ai ragazzi. Lo era prima, sono riuscito a uno di quelli che è rimasto più coerente, nonostante alcune robe un po' così. Però bello, e quindi ho messo diversi fumetti. Dicevi prima che ti ho bloccato. No, è questione ospiti, ok? Sì, grande tema. Tu hai intervistato un sacco di persone, sì. Sia su YouTube, immagino sia anche in radio. E ti è mai capitato di non aver fatto 100 con l'ospite perché magari hai sbagliato qualcosa, oppure anche magari dei piccoli trucchi che hai capito tramite le varie interviste che puoi adottare per entrare, diciamo, in contatto con l'ospite e far venire veramente un qualcosa di speciale, cioè far venire fuori un prodotto interessante, non nella solita intervista piatta. Beh, la cosa di cui sono più contento di quello che sta succedendo con gli ospiti è proprio quello che poi si sta creando anche qui, cioè il fatto di creare un'empatia forte, cioè il fatto di riuscire a mettere a proprio agio il proprio ospite. Quindi secondo me la prima cosa è sempre quella, cioè far sentire a proprio agio l'ospite, e per farlo sentire, far capire che ti interessa davvero quello che sta dicendo. E quindi anche lì una cosa che ho imparato, che ho visto che la stanno notando in tanti, è quella del ascoltare l'ospite tanto. E c'è una cosa che molti a volte fanno e che mi fa irritare, non è tanto interrompere, perché quello può succedere, però il mettere sempre davanti se stessi è un'altra cosa che mi fa irritare, cioè anche io magari ho mille cose da raccontare, però oggi sono io ospite da voi, quindi si sta creando un dibattito, però se l'ospite ti racconta una cosa, non è una gara, cioè senso, è verissimo. Quindi, salutiamo Montemagno che invece adotta questa tecnica tutto il tempo. No, però c'è qualcuno, ci sono... ci sono un po', soprattutto adesso, dove ripeto, molti tra virgolette un po' si stanno improvvisando in questo mestiere, che in realtà io mi sono fatto il culo per farlo, anche quello della conduzione, cioè andavo in dei posti, in delle piazze a presentare robe dove mi montavo il palco io, che però mi sono servite adesso come esperienze. Però una cosa sicuramente, quindi far ascoltare l'ospite, farlo parlare, essere interessato realmente a quello che ti sta dicendo. E una cosa che mi irrita molto è che, non so, tante volte si preparano tanto, no, le domande, hanno la scaletta proprio con le domande, no? Però tu hai un ospite, tu devi sentirlo. Cancellare, anche a livello cancellare. Di... No, ma questa è una scaletta che ci può stare, che secondo me non abbiamo seguito tra l'altro. Esatto. Sempre così, anche perché poi ce le ricordiamo. No, ma poi reagite a quello che dico. Invece c'è gente, no? Io, metti, ti sto intervistando adesso, ti dico, allora, com'è andato quest'estate il tour con i Rover, eccetera? Ah, è stato divertente. Però poi mi dici anche una roba tipo, e poi a un certo punto, no, è venuta anche mia mamma e ha pogato come una pazza.
E io l'errore tante volte è che tu ci avevi già la domanda in testa, quindi tu continuavi a pensare alla domanda di fare da fare dopo. E quindi sì, ma perché, ma come siete andati? No, cazzo, mi hai detto che tua mamma ha pogato. Sì. Come tua mamma ha pogato? Che cazzo è successo? Quindi cioè, ascoltare davvero cosa. Ma sto pensando a che cosa ti devo chiedere dopo. Sì. Cioè, la scaletta per me è, cioè, da noi è un paracadute. Nel senso, quando so che non seguiamo la scaletta, so che la puntata è andata bene, perché vuol dire che era così interessante che ci siamo messi lì e abbiamo ascoltato. Come io, per me, io infatti poi molti quando arrivano al basement si stupiscono perché io non ho preparato niente. Però io sono preparato sull'ospite, cioè so chi è l'ospite e so che cosa mi interessa, che cosa sono curioso e più o meno che cosa vorrei far venire fuori. Quindi fai 100 se riesci a far venire fuori quello, anche di più. Io sono contento quando gli ospiti magari mi partono dicendo: no, questa cosa non l'ho detta da nessuna parte, ma e allora quindi è una cosa che mi fa molto piacere, perché vuol dire che ti sei sentito molto bene e abbiamo tirato fuori un contenuto unico. Però in generale quando riesci a far uscire l'ospite poi dice wow, soprattutto gente che magari fa interviste, chiacchierate dalla mattina alla sera. Io stesso, quando magari per il libro, per altri contesti, capita che mi intervistino, sono delle cose che quando sei dall'altra parte noti, capisci subito. Sì. Ma io ho fatto delle interviste, tra l'altro una in Rai, mi pare, era Rai 2, non mi ricordo. Quando siamo andati insieme? Sì. Penso Radio 2. Che tu facevano la domanda, iniziava a parlare e il conduttore iniziava a parlare con altri. Aveva già il cellulare. No, quella è una mancanza di rispetto. Mi stava solo dando lo spazio per parlare e non stava neanche ascoltando. Chiaro. Mentre tu stavi ancora rispondendo. Sì. No. A me già non piace chi lo fa tra una canzone e l'altra. Cioè, no, scusami, tra un intervento e l'altro magari c'è il disco, però ci sono degli ospiti che sono venuti in radio, mi metto a fare i cazzi miei. Comunque sei lì, cerco di metterti a tuo agio, perché magari arriva un conto e l'ospite super famoso e navigato, però magari viene in radio ospite qualcuno che fa una cosa molto curiosa e particolare, però non è mai stato davanti a un microfono, quindi sai che è anche un po' teso, anche un po'. Secondo me quella roba poi dipende anche da chi sta dall'altra parte. Ci sta. No, ammetto, infatti anche io faccio un sacco fatica quando ci sono ospiti a riuscire a seguirli, ma intanto pensare anche magari a un'altra cosa. Però è tutto, pian piano. Bravo, esatto. Infatti, figo. Già bravi che non abbiamo parlato di merda oggi comunque, però. Sì, bravo che non abbiamo citata ora, è stato tutto bene. No, ne abbiamo parlato prima fuori dal microfono. È vero. Io l'ho sentita. Che dove fa Linus? Bella domanda. È un buon odore, un buon profumo. Sandalo. Come fa? Sai che non so di cosa. Legnoso. No, un odore da uomo. Palese pinolo. Poi lui è molto curato, è molto com'è preciso, sandalo, allora? è molto profumato. Qual è il giocatore NBA? C'è il pallino per il basket, sì, ragazzi. Cazzo, siamo a Bologna. Basket City, questo è appassionato di basket da 2 mesi. Non è che davvero? Sì, è vero. No, dal 2020. Ah, ok. Però posso dire che è una figata. Cioè, sono ancora più contento perché è una roba di cui sono felice oggi. E chi mi dice che è relativa a una passione che magari io racconto, che non gliene fregava un cazzo, ma da quando magari io gli sto dicendo una cosa, parlando delle cose, ha iniziato a seguire. Cioè, una roba si può seguire. E non è che sei invece il basket è uno sport che è sempre stato autoreferenziale, quindi se uno che non ha mai parlato di basket inizia a parlare di basket, no, ma tu perché fino a ieri? Invece no, minchia, una roba aiuta l'altra, quindi no, va bene, è diventato un avvocato. Non so se puoi dirlo, però forse me l'hai detto, non mi ricordo, sì? Il più antipatico che hai beccato. Allora, io personalmente, allora, non è antipatico, ma secondo me caratterialmente è tutto, diciamo, proprio la nazionalità secondo me ti porta a essere un po' caratteriale, ma anche il contesto era particolare. Doncic quest'estate non è stato particolarmente amichevole. Nel senso che no, è stato amichevole, educato, carino, ma non particolarmente espansivo. Ci sta. Cioè un secondo dopo lui è sloveno. Lui, cioè un secondo dopo sono andato da Zion, abbiamo fatto una roba con Zion, simpatici. Poi loro vogliono sempre che loro, inteso il team, i manager eccetera, che tu dici, insomma, gli dia le domande prima che vuoi fare. Io glielo date, ma in realtà io non volevo fare tutta un'altra e gliel'ho fatta, perché io devo portarlo a fare il cazzone. E quindi c'erano le telecamere e tutto, e io la cosa che gli ho detto è stata: Zion,
In questo momento c'era sto tormentone tra chi mi seguiva, perché dicevo di essere nella condizione migliore di sempre, perché il nutrizionista, il mio nutrizionista, dopo una visita di controllo col personal trainer, così mi ha detto: minchia, sei il top. Allora io da lì e quindi sono andato a Zion, gli ho detto: Zion, lui è famoso per essere enorme, fisico senza senso. Faccio, sono il mio personal trainer, ha detto che sono nella miglior condizione di sempre. Volevo sfidare il mio bicipite con il tuo. Facciamo una sfida di bicipiti. Che dall'altra parte della telecamera sono stati tutti. E lui invece è stato simpaticissimo, si è messo a ridere, si sono tranquillizzati tutti. Mi fa: va bene, se proprio insisti, si tira fuori. Mi piaceva un braccio. Non vedeva l'ora. Io ho messo a fianco il mio, non esisteva più. E lui è stato simpatico. Prima invece è andato da Doncic, che anche lui come Zion, però arrivava da mille interviste. Perché tu capisci che arrivi da gente che gli ha magari detto le palle. Sei un po' alienato. Sei un po' alienato, quindi l'ho trovato un po' sulle sue. Invece proprio al basement con Linus abbiamo parlato di quando Linus è andato a DJ. Scusami, di quando Kevin Durant è andato a DJ. Ed è stata la peggior, credo. Credo che nella lista degli ospiti delle simpatie sia l'ultimo. Tosse. Ma lui già di per sé non è molto simpatico. Quindi dopo fuso orario, viaggi, eccetera, credo. Dall'altra parte invece Kobe è stato uno degli ospiti più belli in assoluto, quindi quello fa sicuramente. Non abbiamo parlato di scarpe per ora, è vero, ma perché non siamo neanche passati di quelle. Tra l'altro io ho invitato un ragazzo a parlare di scarpe, ma quando è successo? Io sai che organizzo gli ospiti. Comunque a mia discolpa non parli di scarpe nel libro. No è vero, quindi no, è vero, non era tra non c'era. Aspetta, nel libro parla di padel o non parla? No, ancora. Cita un sacco di sport perché ne ha fatti qualsiasi cosa, cioè kickboxing, football americano, tutti quelli che non football. Potevo fare ho fatto in quel periodo. Dove giocavi? Ho provato a Cologno, dove vivo io, che in realtà c'è una bella squadra, però il problema cos'era? Che io in quel periodo in cui mi hanno detto che non potevo giocare a basket, che non potevo fare sport, allora io provavo tutto, mi iscrivevo a tutti gli sport di nascosto e quindi li ho provati tutti in quel senso lì. Poi adesso no, il padel è stata una perché vogliamo giocare, lo conosciamo. Allora, io ho aperto i miei centri, che è stata un po' un'occasione sia di investimento banalmente, di business, ma che di piacere, perché ho iniziato, ho detto cazzo, mi sono guardato intorno, c'erano bambini che giocavano, donne che giocavano, cioè uno sport mega inclusivo, mega divertente, cioè ci possono giocare tutti. Poi diventare forti è un altro pianeta, è un altro livello. Puoi diventare cieco per colpa del padel, se ti colpisce, c'è gente che si autocolpisce da sola. Per avere l'invalidità. Ma fa malissimo, ma nessuno ha spiegato a Nelson che le magliette si mettono sotto ti sta bene, ti sta molto bene. Grazie del regalo, questa è mia. Diventato anche più grosso. Le spalle, però. Cosa? Si è diventato enorme in questo momento. Ti sta molto bene. E il padre adesso sta prendendo tutti. Però la mia idea era proprio creare una roba dove appunto va a giocare tanta gente, giovani, creare eventi, feste, eccetera. Quindi ora possiamo venire a giocare a padel gratis. Siete invitati, la prima è gratis. Ma come la prima? La prima è gratis. Aspetta, dopo no. Poi se prendete il codino come le giostre, vincete anche la seconda. Ma quando hai un centro sportivo così funziona che tu sei il proprietario, vai lì e dici sgomberare il campo che gioco io. No, però sarebbe bello perché non c'è mai posto, fortunatamente. Però il padel è molto richiesto ultimamente. Come poi l'ho voluto fare, l'abbiamo aperto dentro al Mediolanum Forum a Milano. Insomma, sempre per il discorso della coerenza e delle cose che mi rappresentano, lì ci sono i concerti, c'è la musica, c'è l'Olimpia che gioca lì, quindi c'è il basket, ci sono i miei mondi di riferimento. Quindi tu dici, se uno vuole, magari mentre gioca a padel sente il concerto. Sì, potrebbe capitare. Proprio settimana scorsa ho fatto un video dove ho flexato, di solito non lo faccio mai, però ho fatto proprio vedere perché c'era la partita di Eurolega tra l'Olimpia e Real Madrid. Avevo finito di giocare a padel, mi sono messo lo zaino, quindi io esco dalla partita di padel, si vede il campo, apro una porta e sono dentro. Quindi ho flexato questo concetto qua, era molto bello, diciamo. Andiamo a pranzo. A che ora dobbiamo andare, Nicola? Alle 13. Allora, io ho in ballo una cosa che tu mi hai detto da tempo, che devo assolutamente assaggiare. Non ho mai assaggiato la cotoletta alla bolognese. Ce l'abbiamo oggi. Non l'ho mai assaggiata. Raga, io vi faccio i complimenti perché è stato molto bello chiacchierare con voi. Grazie. Siete molto belli. Questo posto, a differenza di una delle tante esperienze che ho fatto in cui a MTV davvero c'ero andato, la prima volta che sono andato a fare il pubblico a un programma di MTV. C'ero rimasto malissimo perché la televisione, come ben sapete,
cioè allarga, e quindi era un buco. Invece qua è davvero è pure più grande di quel che sembra. Tra un po', quando sistemeremo tutto, set nuovi, eccetera, non ci si passerà più, però sarà bello, dai. Comunque volevo ringraziarti perché a casa, non lo sanno, mi ero mangiato una cipolla intera, quindi ho una fiata di cipolla incredibile. Ma ciò nonostante, lui non ha fatto una piega. Beh, ma perché hai letto il libro, non esatto. Hai guadagnato troppi punti, devi ancora ti avrei anche baciato. Grazie Gianluca. Ho controllato gli iscritti, lui ha 68.000 e questo canale nostro Yakitia ne ha 74.000. Visto che ti piace la competizione, io lancerei una sfida: il primo che arriva a 100.000. Infatti io sono qui per fare follower, seguitemi su YouTube, su Instagram e su TikTok, vediamo chi arriva a 100.000. Allora, lasciamo in descrizione tutti i link utili, Instagram, Basement, eccetera. Grazie. E andate a scoprire il mondo di Gianluca e le sue interviste, molto grazie interessante. A voi per avermelo fatto raccontare. Se avete cose firmate da giocatori di basket, regalate. sì, molto contento. O anche a Nelson, anche che ne vuole. Sì. No, ora dovete venire tutti in massa, quindi lo spin-off di questa roba sarà su Radio DJ al più presto, ci vediamo lì. Bello. E poi venite al Basement. Ma avete abbastanza microfoni al Basement? Ne portiamo qualcuno. Al Basement arriviamo, sì, ce n'ho due in più. Io ti avverto che nelle situazioni quelle in cui bisognerebbe essere precisi, così di solito noi tendiamo sempre a sbragare. Se ti accolli sta cosa. In radio forse un po' più, forse sulla radio dobbiamo fare un break. Siamo andati una volta ospiti a una fiera qua a Bologna, unica volta che siamo andati ospiti a qualcosa, ci siamo presentati vestiti da rapper di strada americana, con i dollari d'oro, gli occhiali da sole. Trash. No, andiamo a sbragare a Radio DJ, facciamo chiudere il programma di Gianluca, così finalmente può fare Posso concentrarmi solo su YouTube. E ringraziamo anche Ricky seduto sul divano che Ricky ha fatto il bodyguard. Fai un saluto Ricky. Io ho appena tatuato Ricky Pedi sul culo. Ma ogni volta sta continuando a dire che ho sto smile sul culo. Allora, spoiler, presto al Basement una nuova rubrica, sono serio. Vai. Io lo sto spingendo da un po' a farla, che si chiamerà Wikipedia, in cui lui racconterà delle cose. Non voglio dire altro. Bello. Ma mi ha fatto ridere che è stato seduto tutto il tempo dietro. Ma è fantastico. No, però. Lì. Io spero si vedesse, perché giocando a Clash Royale. Sì, alcune volte nella vostra inquadratura ci sono. Cioè, però mi sono messo il cappello, così. Col cappello, ok. Sì. Io quando mi sono alzato a un certo punto ho guardato dietro, c'eri tu con l'occhio. No, ero veramente da fuori. Ma perché in realtà quando andiamo a pisciare e si sente quindi il yak-yak, è tutto in silenzio, non c'è il power del microfono, è la musica, è tristissimo. Ma poi magari lui l'ha già sentito. Tra questo, tra il fatto che ti si vede magari X Factor dietro, diventi il Paolini di turno. Il prossimo passo è quello, quindi aspetta. Sono lo spirito di qualcuno. Va bene, grazie per aver guardato questo episodio di Yakity Yak, che uscirà che giorno? Martedì. Quindi ci vediamo giovedì e noi andiamo a mangiarci una cotoletta alla bolognese. Arrivederci. Ciao.